Ciao a tutti ragazzi da Crozuto9, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Siamo col secondo appuntamento di Pokémon Xenoverse, ragazzi, con la demo 2.0. Purtroppo non avete la webcam, purtroppo questo commentary che vi faccio non è in live, per così dire, perché si è danneggiato l'audio della webcam e anche la webcam stessa. Insomma, si bloccava l'immagine e l'audio si bloccava, rendendo praticamente il file audio di lunghezza, diciamo, a metà rispetto invece a quello che era l'intero file. E quindi ho dovuto praticamente fare questa cosa qui, perché tipo si bloccava ogni secondo e si riduceva un casino, insomma. Però ragazzi, adesso ci godiamo come se stessi giocando in questo momento. E quindi ragazzi, dicevo proprio anche quando ci ho giocato, con la stessa musica di Mystery Dungeon, siete che figo, con la stessa animazione di Mystery Dungeon, Zapdos ragazzi ci attacca qui nella vete di fuoco, quindi è una cosa molto pericolare, no? Che non ci spieghiamo. Ok, andando all'Axray ragazzi, che abbiamo fatto in tempo a vedere insomma quanto sia forte. Lì adesso lo dico perché comunque mi sembra giusto, visto Pressure, no? Che è l'abilità di Zapdos che serve pressione. Ne approfitto anche se non c'entra moltissimo, anzi non c'entrerà proprio nulla. Under Pressure era una canzone in collaborazione con i Queen di David Bowie. David Bowie, sapete, è morto purtroppo questa mattina, mi sembra, o stanotte, non lo so. Se rifatto ragazzi, che volevo comunque, ecco, nominarlo in questo video, perché sono molti di voi sapranno, insomma, chi è magari un po' più, a proprio tempo su questo canale, sa quanto io sia legato alla musica anni 70-80, insomma, quanto mi piaccia. Quindi lui è considerato, insomma, il re della musica, diciamo, britannica, possiamo dire. Quindi davvero è stato un rivoluzionario, un genio, e davvero mi dispiace che sia morto all'età di 69 anni per un cancro, insomma, dopo aver tenuto, diciamo, nascosto questa malattia per un anno e mezzo circa. E infatti ha fatto quest'ultimo album, ragazzi, da malato. Questa è una cosa che davvero mi impressiona tantissimo. Probabilmente andrò a prendere anche l'album, assolutamente, e cercherò di ascoltare meglio le parole. Scusate questa parentesi, perché magari molti di voi non interessa. E tanto nel frattempo non potevo recitarvi le mosse perché non le mi ricordavo. Ok, mega evoluto Luxray e con un po' di mosse distrutto Zapdos moralmente proprio. Ma attenzione, perché abbiamo il nostro amicone qua che praticamente ci prende il Pokémon con tutto il danno che l'abbiamo fatto noi, che era più debole appunto. Ok, e a questo punto siamo nella navicella di Lorenz, ragazzi. Cosa fighissima, perché guardate quanto caspita è grande. È un'astronave, ragazzi. E qui, dicevo, con questa grafica splendida, vediamo quello che è il Zapdos e Moltres, che sono rinchiusi in queste gabbie che li tengono senza energie. Come stai dicendo appunto in questo momento, gli manca Articuno per completare la collezione e andare avanti. Ecco, qui c'era la easter egg delle figurine di FaviJ, che ho fatto una reazione incredibile quando l'ho visto. Ma che caspita. Vabbè, ecco, quindi sì, praticamente è come fosse un collezionista, un po' anche sadico, perché vede i Pokémon che soffrono davanti a lui, ma a lui sinceramente non interessa molto. Se ne va con questo teletrasporto molto curioso. Probabilmente ragazzi adesso c'era la parte appunto in cui cerco un oggetto che non troverò per tanto, quindi taglio e dopo ci ritroviamo. Tanto vi ho fatto vedere anche il menu, insomma. Ed eccola qui la chiave, ragazzi, dopo ho tagliato quasi un paio di minuti, mi sa, perché ci avevo messo veramente un pochino a trovarla, perché pensavo fosse tipo un'esplosione, una cosa di energia lì, invece era proprio uno strumento nascosto che mi ha permesso poi, ragazzi, di andare a aprire questa porta qui, che è la porta, diciamo, dei teletrasporti, per andare alla fine a trovare tante cose molto belle. Quello in mezzo non funziona, quello di Lorenz, ma gli altri sì. E guardate che figata, il pianoforte che purtroppo non si può suonare, e tante pedane teletrasporto che ci porteranno a delle sale molto particolari, ragazzi, davvero molto belle. Adesso le vedrete, con tante cose molto simpatiche. Sembra che la statua ti stia fissando, ragazzi. Questo ricorda naturalmente Rotom, ma ricorda anche, non so se altri, io mi ricordo Rotom, ma mi sa anche qualcosa di forse rosso fuoco, verde fuori, non lo so, vabbè. Quindi rosso e blu. Ok, ci siamo ragazzi con questa sfida. Quindi non sfideremo Rotom, ma questa statua di Machamp praticamente. E andiamo sempre con il nostro mitico Luxray, che ormai è un tutto fare. Veramente, davvero forte, ragazzi, Luxray. E poi ha questa mega evoluzione che vediamo adesso, che è davvero splendida, secondo me. E poi anche ha la versione notturna della mega evoluzione, che è davvero
splendido ancora di più, secondo me, ragazzi. È qualcosa di incredibile, davvero. Rende davvero particolare, ma molto, molto bello. Perché a volte rendere un Pokémon troppo particolare non è che vada così bene, ma in questo caso, ragazzi, l'hanno fatto davvero bene. La vedrete forse giocando da voi. Non so se magari c'è anche il tempo. Vabbè, comunque nei trailer che vedete nel canale di Weedle, lo vedete. Ok, qui avanti la lotta. Purtroppo ho fatto un paio di scemenze, quindi vedrete che Luxray purtroppo andrà KO, perché appunto qui non riesco a mandarlo giù. Quindi una frana è lui a mandarmi giù. Però insomma, che ho detto, ho fatto una battuta, insomma, no, che l'ho fatta apposta perché volevo far vedere anche un altro Pokémon. Così, tanto per. Andiamo quindi, ragazzi, a fare l'esordio. Se non sbaglio, questo Farol ho già fatto. Boh, non mi ricordo se avevamo già fatto giocare. Vabbè, comunque, se il fatto che con una scarichetta riusciamo a buttarlo giù. E quindi, ragazzi, giù questo Machamp. Figata. Che ci lascia, tra l'altro, uno strumento che prendiamo ed è la chiave delle gabbie. Quindi era qui, ragazzi, che bisogna andare. Ma ci sono altri due posti in cui bisogna andare. Uno è seguendo questi teletrasporti, appunto, che ci porteranno in un'altra stanza molto molto bella e particolare, appunto, che è quella che vedremo davvero fra pochissimo. Eccola qua. Prima andavo a vedere se magari era uno strumento, quello lì. Purtroppo non è stato così, non era uno strumento. E poi troviamo in questa stanza, ragazzi, in cui c'è un ologramma di Pikachu. Davvero qualcosa di fighissimo. Guardate, ragazzi, anche l'artwork bellissimo, davvero stupendo, mi piace tantissimo. E andiamo a sfidarlo, appunto. Forse non era il Pokémon più indicato, Farol. Adesso non mi ricordo se lo cambio. Sì, lo cambio adesso. Prima un attimo ho dato un'occhiata allo zaino e poi lo cambio. E non so cosa volessi fare qui, vabbè. Ah, forse volevo provare a catturarlo, non lo so, vabbè. Comunque non ho Pokéball, per chi se lo chiede non si hanno Pokéball. Alla fine ho visto Shailon. Ancora raffreddore, sembra un bel po' anche. Che è il nostro starter, ragazzi, ovviamente con quella specie di evoluzione. E poi andiamo avanti con il nostro combattimento. Mentre combattiamo, vi dico delle cose molto importanti. Ovvero, mi raccomando, ragazzi, spolliciate. Ho visto in questo caso il punto del primo episodio e ho visto che è andata bene. Adesso abbiamo raggiunto forse anche i 100 mi piace addirittura, non so, ero rimasto 90 qualcosa. Forse adesso non l'abbiamo raggiunto i 100, però sono davvero contento del risultato, perché comunque una serie di Pokémon avevo paura a vedere come sarebbe andata, perché è da tanto che non ne porto una. E c'era tanto, c'era quella di Solarite Lunar Dark, però è andato un po' a scemare pian piano. E invece questa qui mi sembra che abbia avuto un buon inizio, che vi sia piaciuto, insomma, questo primo episodio. Purtroppo questo qua, il secondo, ha avuto dei problemi, appunto, per quanto riguarda la registrazione audio e la webcam. Però, ragazzi, non sono dei problemi. E intanto qua facciamo un tritartiglio in un ologramma, vabbè. Cosa dei problemi, sono riuscito qua, spero, a fissare un pochino, quindi a fare questa registrazione anche se non è in live, come un commento vero e proprio. So che non sarà la stessa cosa, ragazzi, però vi invito lo stesso a spolliciare, a iscrivervi, perché davvero sto sprecando 20 minuti della mia vita per colpa di questa cosa. Cioè, devo registrarmi tutto, quindi potete capire che solo per questo, diciamo, per l'impegno di rifare tutto, ragazzi, un bel pollicino in su, mi raccomando. Nel prossimo episodio non vi preoccupate, tornerà tutto normale con la webcam e col commento in live. Ecco, quindi sostenetemi, mi raccomando, anche in questi momenti di difficoltà. Ok, quello tra l'altro, se non sbaglio, era il quadro tipo dell'ultima cena con i Pokémon, una roba del genere, che è davvero fighissimo. Qui invece faccio un po' di casino con il trasporto, perché sembra scemo, ma in realtà non è così facile. Tanto, ragazzi, vi faccio notare tutte le statue e tutti i quadri, tutti a tema Pokémon. Davvero stupendi, ragazzi, li adoro, bellissimi. Veramente bellissimi. Ok, adesso, ragazzi, torneremo non dove c'era la nostra amichetta. Torneremo nell'altro teletrasporto. Infatti quello di mezzo non funzionava. Però quello, aspetta, qui faccio un casino con il teletrasporto. Quello di mezzo non funzionava. Però bisogna anche dire, no, non andare di lì. Ok, ottimo. Però c'è anche quello di destra che non abbiamo ancora visto. Quello di centro non funziona. Quello di destra, eccolo qua. Si può andare da qualche parte. Quindi si arriva in questo posto magnifico, che è molto più facile da fare. E riusciamo, appunto, a andare da questo Charizard olografico. Vediamo che in realtà non c'è più nulla. E come abbiamo potuto Pikachu, andiamo anche a vedere se riusciamo a battere, appunto, questo Charizard, che è davvero fighissimo. Ragazzi, lo vedrete, un Charizard olografico. Sì, gli dicevo, beh, forse non è una grande idea perché è di tipo acciaio il mio Aegislash, ma magari resiste qualcosa, è comunque di tipo elettro, quindi dovrebbe fargli qualcosa. Vedremo. Ok,
Quindi vediamo il nostro edge slash a forma, diciamo così, X, a forma X, con il modo di martello, che è una bella. Purtroppo ricevo una brutta notizia, ha solo uno shock, non ha una mossa più forte, che tra l'altro al 51 imparerà, come vedremo dopo. E vedete che insomma riusciamo bene o male a fare qualcosa, ma non troppo. Quindi vi salto la battaglia, va, che magari diventa un po' noiosa. Eccoci qua, alla fine eravamo arrivati addirittura con Spiritomb al limite della vita. Bel poco, mi piace questo Spiritomb X o Delta, insomma, come si vuol dire. E ci dà il poco memoria Charizard. Quindi abbiamo entrambi i poco memoria che ci serviranno insieme alla chiave delle gabbie. Adesso vedrete il perché, con delle scene davvero molto belle. Ok, chissà cosa servirà. Lì stavo pensando invece che magari servisse, dato che non sappiamo ancora l'utilizzo, magari a darmi Charizard e Pikachu nel box e per poterli ritirare. Infatti qui, se non sbaglio, ho anche provato. Magari facendo un taglio ho provato. Vediamo un po' se ho tagliato quella parte. Sì, infatti ho fatto il taglio, quello che avete visto. E alla fine, come appunto stavo per dire, non si può. Quindi l'utilizzo si fa solo in questo modo, ovvero aprendo con la chiave che abbiamo trovato questa porta delle gabbie. Questa qui mi sembra fosse di Moltres, questa qua a destra. E quella di Charizard col potere del fuoco attivava quella di Moltres, mentre Zapdos con quella di tipo elettro attivava quella di... e Pikachu squadra attivava quella di Zapdos. Ok, ecco qua quindi la scena famosa. E ci siamo. Guarda che figata questa scena, ragazzi, bellissima, dai, davvero bellissima. Però bisognava sbrigarsi, perché poteva, c'era il rischio che esplodesse tutto, che si liberasse Moltres prima del dovuto, perché volevamo ovviamente liberare anche il suo, diciamo, compagno di trio, ovvero Zapdos, con la forza di Pikachu. Eccoci qua. E ora però, ragazzi, è arrivato il momento che forse si risvegliassero, questo era quello che pensavamo. Però attenzione, Melody ci avvisa che stava per esplodere tutto. Morte, no, non siamo morti. Perché dopo l'esplosione, appunto, la navicella è precipitata. E ci siamo ritrovati, appunto, ragazzi, in un'isola. Eccola qua. Quest'isola, ragazzi, troviamo proprio per terra la sfera fulmine. Probabilmente custodita da, non so se da un Pokémon di quei due, o da Melody, o da me, non lo so. Però se il fatto che la troviamo. E qui, ragazzi, ci sarà un percorso che magari ve lo lascio senza narrazione, perché comunque è abbastanza pieno di Pokémon, che comunque dopo taglierò, non vi preoccupate. Taglierò appunto il pezzo in cui ci sono tantissimi Pokémon, ma magari metto solamente i primi. E torniamo quando arriverò alla parte un po' più in cima.
Ok ragazzi, spero non vi siete annoiati con tutte queste sfide, con tutti questi Pokémon. Magari vi avevo tagliato qualcosa, sicuramente vi avevo tagliato qualcosa. Arriviamo alla cima ragazzi, troviamo Melody e ci dice appunto che ha trovato qualcuno. Abbiamo trovato ragazzi Slowking, che riesce a parlare. E che è una cosa bellissima che mi ricorda appunto da questo secondo film. Slowking, che tra l'altro mi è sempre piaciuto come Pokémon, mi dà proprio quel senso di... Non so, di regalo ovviamente, perché deve essere un rapper, insomma. Vabbè, comunque i tre titani qui, che vengono placati dalla forza di Melody e anche dalla forza di Lugia, ragazzi. Tanto vediamo nel trono le due sfere, manca solamente quella di Articuno. E Slowking sta parlando del prescelto, della prescelta, e Melody pensa che siamo noi i prescelti. E quindi da noi l'obiettivo di andare a prendere quest'ultima sfera. Però ci vuole l'aiuto anche di questo trio di leggendari, di Lugia. E per riuscire a convincerli, Melody pensa che il verso di Lugia ricordi quello della sua canzone. Quindi ragazzi, le suonerà con la sua carina. Ok ragazzi, ho lasciato questo pezzo con la musica un po' più alta per farvela godere. E niente ragazzi, direi che per questo episodio può essere tutto. Alla fine abbiamo ripetuto in quest'ultimo dialogo quello che vi dicevo prima. Dobbiamo andare appunto a trovare quest'ultima sfera e ragazzi insieme ce la faremo. Bel pollice in su e iscrivetevi. Ciao ciao!